Buongiorno a tutti, sono Phuket Town, quella che vedete là è la rotonda del mercato. Venite su per la Yawarat, la Yawarat Road, all'incrocio con la Talang Road. Tutte le domeniche c'è il mercatino. Andiamo a vedere com'è. Controllare la temperatura. Le mani e via. Ecco, vengo un po' prima perché sennò c'è un sacco di gente tutte le volte. Questo è il paradiso delle donne. Quando vengo con mia moglie, sta qua delle ore per portarla a casa, ci vuole il camion. Potete fare un po' di tutto, del pollo, cibo confezionato. Qua sono i turisti che mangiano. Il quartiere vecchio di Phuket Town, non potete sbagliare. I succhi di frutta, questo qua fa le castagne, queste qua, e qua ce n'è il caffè. Sono anche buonissime, fra l'altro. Ed è già sul prezzo, c'è già un sacco di gente, nonostante faccia un caldo incredibile. I locali sono già pieni. Un video della città vecchia. Gli spiedini e fare i selfie. Tante cose, un prezzo 40-50 baht. 50 baht. Qua sono le cozze fritte più seafood, una specie di frittata. O le noccioline, noccioline bollite. Due hostess, un po' di ombra. C'è una bella atmosfera, dai. Qua si sta bene. Una spremuta di limone, mannao. Spremono il limone. Finete, oddio. Storia. Pacchiamo lo street food, questo è il massimo. Un sacco di cose da mangiare e da bere. Tanti succhi. Ah, eccola, è la bambina, quella famosa che canta. Summer night, so dark passing by.
le forze dell'ordine. Chi mangia per terra, chi mangia in piedi. C'è anche il giapponese, guarda. Giapponese. Dolci. Bellezze straniere. Piccoli che dormono. Ma devono essere tutti qua gli stranieri, perché ne vedo un sacco, ne vedo. Ci sono dati appuntamento tutti qua. Un odore dolciastro qua, è una zona dolci. Wow. Il tè alla cannabis, se volete. 300 bar. Acqua e dolci. Ci mettono anche gli hot dog in mezzo. Pensa un po'. La frutta. E questa è la famosissima Soy Romani. Faccio vedere. Qua vengono tutti a fare le foto. Perché Soy Romani. Si vede bene? Che è una traversa della Talang Road. Qua dove hanno girato nel 92 il film Tra cielo e terra. Io ero qua e ho anche visto, ho visto Oliver Stone che girava in questa vietta. E dico che sia la più rappresentativa di tutte. Tipo, che ne so, la via più importante, una delle vie più importanti, non so neanche come spiegarlo. Cinesi. Io sono tutti qua, anche fare le foto, molto decorata e colorata. Prosegue di là. Telefonini e gelati, o le bibite. Wow, i telefoni di una volta. I telefoni davano il Nokia grande, Nokia famoso. Qual è stato il primo forse? Il Samsung, io avevo questo. Io avevo questo, vero? Che roba, che salto nel passato. I telefoni. All'ombra si respira, al sole ragazzi manca l'ossigeno. Poi con la mascherina è una goduria. Qua gli elefantini porta fortuna. Un altro cantante. Calamari, come fanno i calamari? Un profumino. C'è di tutto, ragazzi. C'è di tutto. Se venite qua, qua è negozio dove vendono souvenir, cose tipiche. Foglie di banana con all'interno dolci tipici. Magliette di pucca, quelli. Ah.
Le ostiche di Krabi. Wow. Siccome a Phuket non ci sono, le vanno a prendere a Krabi, no? Ma pensa un po'. Bello, Phuket, lo prendo. Ma qua è la testa del Buddha. Buona anche il Buddha. Veramente carino, ragazzi. Wow! Il cagnaccio ogni tanto. Cocchi 25 bane, che carino. Questo è carino. C'è un sacco di gente già a quest'ora, ragazzi. Di sera ancora più. Di sera peggio. Un'altra. Parla inglese meglio lei del 90% di te che conosco. Che mangiano qua? Bellezza locale. Qua arriviamo all'altro incrocio. Tepkasatri Road, che è la via principale, cioè. Qua sono i tassisti tutti cari. Ecco, che lì arrivi in centro proprio. Questa di qua è la strada che arriva dall'aeroporto, da Phuket, esce da Phuket Isola proprio. Lo seguo anche di là, ma non ce l'ho voglia, fa un caldo della Madonna. Piuttosto torno indietro di qua. Torniamo indietro di qua. Quello che vende ancora la lotteria. Ci vuole sempre. Qual è? Prendo uno, dai. Ciao. Ni, Sampezet. Vedo 387, sperando che mi porti fortuna. 378, scusa. Avvocato. Vecchio cinese, la salunga questa qua. La salunga questa. Ma aveva rifilato un biglietto falso? Buh, no, penso di no, dai. Mi ha una micina che tutti cercavano, vedi? Ritorniamo sempre sulla Talang. Con sole contro c'è un'altra visuale.
Quella di poppete? Ah, di pesce? Yes, troppo fuori. Allora vai? Allora vai lì? Allora. Mai, mai, è lì, la mia io cavo. Ah, ok. Provoca? Per i clienti dico che è buonissimo. Io non li posso mangiare perché sono fritte. Devo credergli sulla parola. Una bella voce però. Diventerà qualcuno sicuramente. DJ. Ragazzi, per fortuna è venuto in soccorso una leggera brezza, adesso si respira un po' di fresco. Prezzi ragazzi di 150 baht, 100 baht per i pantaloncini, sono veramente bassi. Eccolo, eccolo, wow, carine, carine. Ricordatevi che c'è solo di domenica questo mercatino, solo di domenica. Okay. Quella Mark Knopfler, abbiamo Mark Knopfler di Dire Straits, ci sta allietando con una delle sue hit. Peccata, però vabbè, dai, prego. Grande. Wow, le hostess che tornano. Questo invece è religioso, Krishna, siamo con gli Hare Krishna qua. Oh. Si vede? Non invidio loro che devono stare al sole, ragazzi. Vedete? Ce la fai più dopo un po'. Poi ritorniamo alla Romani. Adesso è Romani. Quelli sono i più furbi, ha messo il tendone sopra, ma sotto il tendone si muore di caldo comunque. Guardate che borsette qua fatte a mano. La signora che si fa un selfie.
Grande. Ma se mangia, mi è quasi venuta fame. Ora sei un ragazzo. Che bello però, dai. Potete passare un paio d'ore un po' fuori dai soliti circuiti, tipo Patong, Katah, Caron. Venite a Phuket Town di domenica e trovate questo. Fa pure le granite qua. China in caffè e restaurant. Sono dei bei localini comunque, eh? Siamo ritornati all'entrata ufficiale. Questo qua è il bar dei VIP. Tutti lì a fare i figoni qua, vedi? Fa incrocio. Fa angolo qua, sulle strade principali. E lì. Siamo ritornati là dove si è andato nel mercato. Questa è la Yawarat. Messo in cima alla via degli ospedali. Ecco, ricordatevi, se volete passare due ore fuori dal comune, qua trovate street food, musica, tanta bella gente, turisti, anche thailandesi. Merita, se volete venite pure, che è una cosa fatta bene. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!